escalation, per ora solo di parole, nel conflitto russo-ucraino. La Russia evoca lo spettro nucleare, l'Occidente riversa in Ucraina armamenti. Accordo di pace lontano, nulla di fatto al vertice tra Guterres e Putin. Continuano gli attacchi in Transnistria, il territorio russofono della Moldavia. C'è l'incontro tra generazioni al centro dell'udienza del mercoledì. Parlando ai fedeli in piazza San Pietro, il Papa poi rinnova l'appello alla pace. Mosca chiude i rubinetti del gas a Polonia e Bulgaria. Alla base c'è il rifiuto di saldare le forniture in rubli. L'Italia propone un tetto massimo europeo ai prezzi. Per ora non ci sono effetti sul nostro paese, ma il futuro è un'incognita. Buongiorno, ben ritrovati dal TG2000. Dunque, in apertura si alzano i toni del confronto fra Russia, Ucraina e Occidente. Mosca minaccia l'uso del nucleare, lo abbiamo sentito, l'Europa si schiera al fianco dell'Ucraina, così come anche gli Stati Uniti, ed entrambi riforniscono di armi Kiev. Sentiamo Marco Burini. Le parole sono pietre, anzi bombe, missili, granate, che esplodono sempre più violente dentro un conflitto che si trascina da 63 interminabili giorni. E ormai abbiamo capito una cosa. Chi punta ancora al dialogo, al negoziato, sono pochi, pochissimi. Il mondo libero ha diritto all'autodifesa, dice Zelensky. L'obiettivo finale della leadership russa non è solo quello di impadronirsi del territorio dell'Ucraina, ma di smembrare l'intero centro e l'est dell'Europa e assestare un colpo globale alla democrazia, sostiene il leader ucraino, che continua a mobilitare l'opinione pubblica internazionale. I governi occidentali invece li ha già conquistati. Basta vedere la caterva di armi che stanno arrivando a Kiev, non solo da Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, ma pure dalla Germania, che manda i carri armati, e dall'Italia, che continuerà a fare la sua parte, assicura il ministro della difesa Guerini. L'incontro di 40 paesi ieri a Ramstein, coordinato dal segretario alla difesa americano Austin, è un passo deciso verso lo scontro totale, che i russi non mostrano di temere. Il ministro degli esteri Lavrov ha evocato lo spettro della guerra nucleare, mentre Putin ha congelato le speranze del segretario dell'ONU Guterres, che ieri era a Mosca per strappare almeno una tregua. Niente. Anzi, il padrone del Cremlino gli ha detto che senza il riconoscimento della Crimea e del Donbass come territori russi, lui non si ferma. Solo la minaccia della forza potrà fargli cambiare idea, si sono convinti i capi di governo occidentali. Anche quelli all'inizio più concilianti, come Scholz, che ha deciso di mandare armi pesanti a Kiev perché un embargo sul gas non farebbe finire la guerra. Se Putin fosse stato aperto ad argomenti economici, dice il cancelliere tedesco, non avrebbe mai iniziato questa guerra folle. Un abisso nel quale stiamo precipitando tutti. Ancora chiusi i corridoi umanitari di Mariupol, le forze russe continuano ad attaccare, il mirino è puntato sull'acciaieria Azovstal, il fronte però ora rischia anche di superare i confini dell'Ucraina, ci dice tutto Fabio Bolzetta. Pioggia di colpi anche nella notte. Bombe a grappolo hanno colpito il villaggio di Zaiseve e la comunità di Svitrodarsk nella regione di Donetsk, nel sud-est del paese. Kiev ha ammesso che i suoi soldati si sono ritirati da 5 villaggi, 2 proprio nella regione di Donetsk e altri 3 in quella di Kharkiv. Gli hangar con una grande quantità di armi e munizioni consegnate da Stati Uniti e paesi europei sono stati distrutti con missili ad alta precisione sparati dal mare nell'impianto di Zaporizhia, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. Mentre Mariupol resta sotto attacco, secondo l'intelligence britannica, l'Ucraina controlla la quasi totalità del suo spazio aereo e la Russia non è riuscita a distruggere la difesa aerea di Kiev. Ma autorità e media russi hanno segnalato esplosioni in 3 regioni russe al confine con l'Ucraina. La Russia intanto starebbe cercando di consolidare il ponte di terra verso la Crimea. 3 attacchi in 24 ore avevano colpito la Transnistria, stato filorusso autoproclamato non riconosciuto dall'ONU e ufficialmente parte della Moldavia, la cui presidente ieri aveva denunciato azioni volte a destabilizzare la situazione. Nel suo ultimo video il presidente Zelensky ha denunciato dietro gli attacchi i servizi speciali di Mosca, che invece avevano puntato il dito su Kiev. Anche gli Stati Uniti osservano da oltreoceano. Per il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, gli USA stanno monitorando da vicino la situazione in Transnistria. Ed è il momento adesso di andare a Leopoli, dove da questa mattina risuonano allarmi antiaeree. Allora in diretta ci aggiorna il nostro inviato Vito De Torre. Ti vediamo, Vito, a te.
Sì, buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti i telespettatori. Il capo dell'amministrazione militare di Leopoli ha appena comunicato che nell'ultimo mese ben 20 missili sono stati intercettati dalla contraerea nell'area di Leopoli. Negli ultimi 10 giorni 5 missili invece non sono stati intercettati dalla contraerea e sono caduti proprio qui nella zona, nella regione di Leopoli. A essere colpite maggiormente sono le infrastrutture ferroviarie e noi oggi siamo andati in stazione perché molti rifugiati stanno fuggendo dalle zone colpite dai bombardamenti proprio con il treno. In questo momento è l'unico trasporto sicuro, tra virgolette sicuro, in Ucraina, visto che gli aeroporti sono chiusi e spostarsi con le auto private è davvero pericoloso. Mentre eravamo lì ha iniziato a suonare l'allarme antiaereo, scene di panico, bambini che piangevano, tutti erano consapevoli del fatto di trovarsi nel posto sbagliato nel momento peggiore, perché come dicevo sono proprio le stazioni ferroviarie, le infrastrutture ferroviarie a quelle più nel mirino in questo momento dei russi, perché ovviamente si blocca quello che è l'approvvigionamento verso le truppe, ma soprattutto da qui, da Leopoli, transitano tonnellate di aiuti umanitari che provengono dall'Unione Europea verso l'Ucraina, ed proprio questo è uno snodo cruciale per far arrivare gli aiuti europei, i rifornimenti alle truppe in tutta l'Ucraina. Le ferrovie dello Stato ucraino stanno facendo uno sforzo enorme per ripristinare in tempi record proprio i collegamenti e ieri in tempi record sono riuscite a ripristinare ben 55 treni per l'evacuazione di civile. Dalla capitale, da Kiev, sono partiti 35 treni, 12 da Odessa e 8 da Kharkiv. Potete ben immaginare l'importanza di questi treni che trasportano civili via dalle zone colpite dai bombardamenti. C'è anche un accordo per un treno che dovrebbe partire sabato 30 tra le ferrovie di Ucraina e quelle della Repubblica Ceca per far arrivare un treno da Leopoli a Boutin, che è una cittadina al confine con la Polonia. Questa è la situazione in questo momento a Leopoli, Leopoli che sta vivendo il momento più delicato, più complicato dall'inizio del conflitto. È tutto, a voi la linea. Grazie Vito, andiamo avanti perché Mattarella è a Strasburgo oggi per intervenire al Consiglio d'Europa. Il discorso del Capo dello Stato è cominciato poco prima di mezzogiorno e al termine risponderà ad alcune domande dei giornalisti. Al centro dell'attenzione ci sono i valori della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e il loro ruolo rispetto alla guerra in Ucraina. Udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha affrontato il tema dell'incontro tra generazioni, oggi parlando ai fedeli in Piazza San Pietro, senza dimenticare di fare un appello alla pace. Paolo Fucini. Vi chiedo scusa perché vi saluterò seduto, perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Francesco aggiorna i fedeli sulla sua salute. Ecco perché è rimasto seduto anche nella vettura scoperta che usa ogni mercoledì all'udienza in piazza. Tema di oggi l'alleanza fra generazioni, la giovinezza che ridà entusiasmo all'età matura e la vecchiaia che riapre il futuro alla giovinezza ferita. È il racconto biblico di Noemi e Ruth, suocera e nuora, un racconto in controtendenza, commenta il Papa, rispetto ai luoghi comuni della suocera che più è lontana meglio è, ma anche lei, risponde Bergoglio, è madre, è anziana. Almeno farle felici, che portino avanti la sua vecchiaia con felicità. E sì, se hanno qualche difetto che si correggano, no? Anche voi suocere vi dico, state attenta con la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere, no? Presenti in piazza migliaia di fedeli di varie nazionalità, a una delegazione di militari croati il Papa chiede di testimoniare la fede come veri operatori di pace. Quando saluta i portoghesi il pensiero va alla guerra in Ucraina. Tacciano le armi affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra sentano il grido di pace dall'intera umanità.
E a fine udienza il pontefice ha salutato la squadra di calcio dell'Isola d'Elba con una battuta: magari vinceranno il campionato. Ieri, infatti, per accendere i riflettori sul problema dello spopolamento delle piccole isole italiane, la squadra di calcio vaticana, Fratelli Tutti, ha sfidato proprio quella dell'Isola d'Elba. Una partita amichevole sul campo di Intrastevere di Roma, dove ovviamente ha vinto la fratellanza. La cronaca: la Procura di Padova apre un'inchiesta per istigazione al suicidio del giovane Ahmed. Il corpo del quindicenne è stato trovato ieri nel fiume Brenta. Sul suo cellulare alcuni messaggi equivoci che parlano di conti in sospeso. E lo dicevamo nei titoli, Mosca ha chiuso i rubinetti del gas a Polonia e Bulgaria. I paesi si sono rifiutati di pagare le forniture di energia in rubli, considerandola una violazione del contratto. Antonio Soviero. Come si prevedeva, la guerra sul terreno in Ucraina si affianca alla guerra del gas in Europa. Ancora prima dell'adozione di sanzioni specifiche contro Mosca, tabù in molte delle 27 cancellerie continentali. Dopo la riduzione parziale di ieri, oggi Gazprom annuncia di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento alla fine della giornata di ieri in rubli. Gazprom ha inoltre avvertito i due paesi che in caso di prelievo non autorizzato di gas russo destinato a paesi terzi, le forniture di transito verranno ridotte di un ammontare analogo. Per ora Varsavia, nonostante dipenda del 53% dal gas russo, dice di essere tranquilla con le scorte di riserva al 76% e soprattutto grazie all'attivazione dal 1 maggio del nuovo gasdotto che la collegherà alla Lituania. Più complicata la situazione della Bulgaria, la cui dipendenza dal gas russo è di circa il 90%. Le riserve di Sofia bastano per un mese e il nuovo gasdotto che la collegherà al Medio Oriente, passando per la Grecia, sarà pronto soltanto a fine 2023. La guerra del gas fa impennare del 16% il prezzo del metano in Europa. Stiamo lavorando ad una risposta coordinata, il primo commento di Ursula von der Leyen, mentre la Germania apre per la prima volta a sanzioni sul petrolio di Mosca. E il presidente della Duma, il Parlamento russo, dice sospendere il gas a tutti i paesi ostili, tra cui, lo ricordiamo, c'è anche l'Italia. E appunto, quali ricadute potrebbe avere sul nostro paese il blocco del gas? Per ora non c'è nessun allarme, dicono gli esperti, ma comunque ci si interroga su quale sarà il futuro. Il servizio di Giuseppe Caporaso. La paura ora inizia a serpeggiare concretamente anche in Italia. Se la Russia dovesse sospendere l'erogazione del gas anche al nostro paese, come ha deciso nelle ultime ore con Polonia e Bulgaria, per ora dalla Snam tranquillizzano tutti, visto che i flussi di gas dalla Russia in entrata in Italia da Tarvisio sono regolari. L'Italia è dipendente dal gas russo per il 37,8%, seguita dall'Algeria per il 28,4%. Una situazione di grande anomalia che ha visto dalla fine degli anni 90 in poi una vera e propria ascesa del gas russo in Italia. Ora si cerca di correre ripari con nuovi accordi ed intese internazionali. L'Italia nel 2021 ha consumato oltre 71 miliardi di metri cubi di gas. Va anche detto che le riserve attualmente presenti in Italia di gas sarebbero, secondo indiscrezioni, tra i 70 e 90 miliardi di metri cubi di gas. Ma è altrettanto vero che non sarebbe possibile utilizzarlo tutto e subito. Paghiamo di fatto la grande dipendenza per i blocchi e i divieti di estrazione nel nostro paese, soprattutto sul ricco litorale adriatico. Dal nostro sottosuolo estraiamo infatti solo il 4,4% del gas necessario al nostro paese. Quello che sta accadendo oggi a Polonia e Bulgaria potrebbe concretamente accadere anche all'Italia. Abbiamo bisogno che la politica si attivi nei confronti degli italiani, concedendo incentivi a tutti coloro che possono passare alle rinnovabili e montando pannelli solari. Questo renderebbe sicuramente gli italiani autosufficienti, ridurrebbe il consumo del gas e quindi la dipendenza dalla Russia. Nel frattempo la politica può intervenire con i rigassificatori, con le rinnovabili, con l'utilizzo del gas italiano che è già disponibile. E intorno alle 10 di questa mattina da Cape Canaveral in Florida è partita la missione Crew 4, della quale fa parte anche la nostra Samantha Cristoforetti. Tra 17 ore questa notte, insomma intorno alle 2, Astro Samantha e il suo equipaggio si agganceranno alla stazione spaziale. L'astronauta italiana sarà impegnata in orbita per quasi 6 mesi con lei sulla capsula Crew Dragon Freedom. Ci sono anche altri 3 astronauti.
E prima di chiudere vi ricordiamo l'appuntamento con il Rosario per la Pace questa sera alle 20.50 su TV 2000, la preghiera con la comunità ucraina di Crotone. La recita sarà trasmessa dalla chiesa Santa Maria Protospataris e sarà presieduta da Don Vasky Kuliniak, parroco della comunità ucraina dell'arcidiocesi di Crotone, Santa Severina. Con questo è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo e poi a seguire Terza Pagina, il prossimo telegiornale alle 14.55 con l'edizione Flash. Buon pranzo.